Davide ci racconta. Di scelte importanti nella mia vita ce ne sono state diverse e quasi tutte hanno segnato almeno una parte della mia vita, a volte lasciando segni positivi, altre volte segni negativi. Posso iniziare da molto lontano, quando andavo a scuola. Cosa scegliere dopo le medie? Primo grande dilemma. Ricordo che mi lasciai guidare soprattutto dal desiderio di avere un futuro lavorativo quasi sicuro. E così scelsi un istituto tecnico, che poi ho abbandonato a causa della mia non voglia di studiare. Qui mi si è presentata di nuovo la necessità di scegliere, riprovare a studiare o andare a lavorare. Ho scelto la seconda. Penso sia stata l'occasione della mia vita. Ancora oggi non rimpiango di aver fatto questa scelta, cioè quella di entrare nel mondo del lavoro. Ho iniziato lavorando in una piccola fabbrica, per poi andare in una ditta molto più grande, dove sono tuttora assunto. Sono passati quasi 20 anni. Non mi sono mai pentito di aver fatto questa scelta, forse perché l'ho fatta con impegno, mettendomi in gioco, cercando di ottenere i miei obiettivi. Sul lavoro ho conosciuto gente diversa, ho imparato a convivere con tante persone, con teste e idee differenti. Ho avuto le mie soddisfazioni personali, ho ricevuto apprezzamenti su quello che facevo. Il mio datore di lavoro, che purtroppo adesso non c'è più, mi ha sempre stimato. Penso che questa sia stata davvero la mia scelta migliore, forse quella che mi ha permesso di andare avanti nella vita nei momenti più difficili che poi ho dovuto affrontare. Sulla scelta peggiore non ci sono dubbi. È stata sicuramente quella di cercare di annegare i miei disagi nell'alcol, di pensare che non ci fossero alternative, che quella fosse la strada migliore, il vedere l'alcol come l'unica soluzione. Alla fine era proprio così. Tutto passava attraverso l'alcol, che era diventato il centro della mia vita. Vedo questo come una scelta. Non ho scuse, me ne assumo la piena responsabilità. Quindi la strada più brutta, più impervia che ho preso nella mia vita è stata sicuramente quella del bere, che è diventata nel tempo la mia schiavitù, la dipendenza della mia vita. Quella dipendenza che adesso sto cercando di affrontare e di sconfiggere.